Infatti, questa misura che lui oggi presenta è quella appunto del regolamento per gli incarichi extra istituzionali, ancora evidentemente non approvato, nel senso che questo verrà poi presentato agli organi che dovranno approvarlo, e quindi però oggi ce ne viene a parlare diciamo, in presa diretta, In anticipo, una chicchetta. esatto, una prima visione questa. Allora, innanzitutto vi ringrazio della partecipazione, ho visto che la sala si è ben riempita rispetto all'inizio. Perché Aspettavano parliamo di... te, aspettavo. No, ma da prima anche. Perché ci occupiamo di incarichi extraistituzionali? Gli incarichi extraistituzionali, questa materia è una di quelle azioni e misure, come vedete, non vedete? Non sentite, anzi. È una di quelle materie che la legge anticorruzione ha previsto come una delle azioni e misure per attuare le strategie dell'anticorruzione. Si cerca con questa normativa infatti di evitare le situazioni di conflitto di interesse in cui potremmo incorrere tutti quanti quando andiamo a svolgere delle attività che non sono proprio quelle del pubblico dipendente, quindi quelle del nostro incarico, del nostro rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione. In questa materia le fonti normative non ci hanno sempre aiutato, c'è stato un florilegio di norme sugli incarichi extraistituzionali, sulle autorizzazioni, sulle incompatibilità. Addirittura noi abbiamo questa materia diciamo, dello svolgimento di attività da parte del pubblico dipendente, delle garanzie che il pubblico dipendente deve avere nello svolgimento della sua attività, che risale addirittura alla Costituzione. Abbiamo gli articoli 97 e 98 della Costituzione, cui l'attività del pubblico dipendente, della pubblica amministrazione del pubblico dipendente è codificata. Siamo passati alla prima applicazione addirittura con un DPR, con un testo unico del pubblico impiego del 1957, il DPR numero 3, gli articoli 60 e seguenti che vi vedete evidenziati, rispetto ai quali, se noi ci fossimo dovuti fermare soltanto a quello, avremmo davanti soltanto un panorama di assoluta incompatibilità, cioè il pubblico dipendente sarebbe bloccato, paralizzato, potrebbe svolgere pochissime attività, anzi nulla. Questa normativa troviamo soltanto esplicitato diciamo, il divieto per il pubblico dipendente di svolgere altre attività. Perché? Sulla base della filosofia originaria per cui il dipendente deve rivolgere tutte le sue energie, tutta la sua attività, tutta la sua professionalità all'amministrazione dalla quale dipende. Per fortuna, o per sfortuna, non lo so, l'evoluzione normativa e anche diciamo, della società dei tempi ha portato a dei temperamenti, a questi rigidi divieti, temperamenti che però non ritroviamo nelle norme, e questa è la difficoltà della materia, ma ritroviamo soprattutto nella dottrina, nella giurisprudenza e soprattutto diciamo, negli enti diciamo, di vigilanza pubblici che hanno introdotto regolamenti, direttive, applicazioni concrete. Una delle ultime che mi sento di voler condividere con voi è recentissima, è di luglio di quest'anno. La funzione pubblica è intervenuta attraverso un accordo con l'Associazione dei Comuni e l'Associazione delle Province per definire delle linee guida da dettare a tutte le pubbliche amministrazioni nell'esercizio delle loro potestà regolamentari in materia di autorizzazione agli incarichi extraistituzionali. Questo perché? Proprio perché, essendo una normativa di cornice così, diciamo, forte, vincolante, ma al tempo stesso generale, cioè che non prevede le specificità di ciascuna singola pubblica amministrazione, viene demandato alle singole amministrazioni, anzi viene richiesto con forza alle singole amministrazioni di dotarsi di regolamenti applicativi che disciplinino la materia degli incarichi e delle autorizzazioni agli incarichi extraistituzionali proprio per meglio definire le possibilità relativamente alla sfera di azione della singola pubblica amministrazione. E questa, diciamo, finalmente diciamo, queste linee guida gettano un po' di luce e danno anche un po' di forza alle pubbliche amministrazioni nel definire i propri regolamenti e le proprie modalità. Qui ve le illustro brevemente perché poi le stiamo, come diceva il dottor Lacommare, analizzando nel dettaglio e studiando proprio per pervenire a breve ad un regolamento nostro di ISPRA che tenga in considerazione proprio la specificità di un ente di ricerca e la sua difficoltà di confrontarsi con questa normativa.
Noi diciamo che sostanzialmente ci troviamo davanti due tipologie di attività, le attività incompatibili e le attività consentite, laddove le attività incompatibili risultano, ve lo dico già adesso, per quello che riguarda il corpus normativo, la stragrande maggioranza. Abbiamo soltanto le attività consentite, sono, vi dico già adesso, solo quelle assolutamente dettagliate dalla norma, cioè sono solo quelle coperte da una riserva di legge. Noi possiamo dire che un pubblico dipendente può svolgere un'attività senza tema di essere smentito, quindi con carattere di generalità e di astrattezza, soltanto laddove abbiamo una norma che ci dice il pubblico dipendente può fare questo. E noi questo qui lo troviamo soltanto in alcune specifiche e poche attività. E le lasciamo, diciamo, da ultime perché è la parte più semplice. Le attività incompatibili, anche lì è molto complesso andare a definire quali siano le attività incompatibili per un pubblico dipendente, non essendo caratterizzate in maniera, diciamo, chiara. Quello che si è tentato di fare è quello di fare una tripartizione di attività. Allora, l'ultima, diciamo, frontiera in materia è la funzione pubblica, i comuni e le province, quindi lo Stato e le autonomie locali hanno cercato di trovare è stata questa, tripartire le attività. Le possiamo tripartire con quelle che hanno, individuandole in attività che hanno carattere dell'abitualità e della professionalità, attività che si pongono in conflitto di interessi con la specifica attività posta sia dalla singola pubblica amministrazione sia dall'attività specifica, conflitto di interessi intesa sia come attività, come competenze della pubblica amministrazione che quelle specifiche del dipendente che presta servizio presso quella pubblica amministrazione, e attività invece che interferiscono con l'attività ordinaria del dipendente. In questi casi, in linea generale, dobbiamo riscontrare l'incompatibilità. Ovviamente sono incompatibilità che anche queste sono dettate in linea generale, poi vanno calate nello specifico e si deve andare a verificare se in concreto quella singola attività che è considerata incompatibile può essere autorizzata, perché ovviamente quando noi parliamo di attività che presentano carattere di incompatibilità non sono in astratto vietate come potrebbe sembrare, ma sono quelle attività che prevedono una specifica attività di analisi da parte della pubblica amministrazione che deve esattamente valutare che cosa il pubblico dipendente deve andare a fare, parametrarla sulla base di questi principi che vi ho fatto vedere, tenere in considerazione la giusta, diciamo, prerogativa del dipendente di arricchirsi professionalmente, legandola con il rispetto dei principi normativi esistenti, quindi sulla possibilità, sul rispetto di evitare qualsiasi del principio per cui bisogna evitare qualsiasi pericolo o danno per la pubblica amministrazione, e poi in ultima analisi arrivare ad autorizzare quell'attività. Quindi vi dico già adesso che tutte queste attività dovranno essere oggetto di specifica valutazione e alla fine, se non incorrono in nessuno di questi tre vincoli, poter essere autorizzate e quindi poter essere espletate. Quindi la legge prima ci spaventa, ci fa vedere tutto ciò che non è possibile, però al tempo stesso ci offre la possibilità di valutare caso per caso se invece questa specifica attività non può specificamente essere autorizzata. E quindi si passa alle autorizzazioni, quindi alle attività autorizzatorie che ciascuna delle amministrazioni, quindi noi, volta per volta dobbiamo fare. Per questo anche colgo l'occasione per rappresentarvi anche un elemento conflitto che spesso mi sono trovato a dover affrontare in questo periodo di tempo in cui mi sono dovuto occupare di autorizzazione agli incarichi, cioè quello di dover spiegare a molti di voi, a molti colleghi quindi, del perché rilasciamo un'autorizzazione e perché invece non spendiamo le nostre attività nel lasciare che quelle attività che abbiano un certo margine di sicurezza, di validazione a priori da parte della legge, non passino attraverso semplici comunicazioni. Perché vi dico, da come la vedo io, con un assetto normativo del genere, con delle norme così strane e così di difficile interpretazione, è una cautela per il pubblico dipendente andare a svolgere un'attività coperto dall'autorizzazione che la propria pubblica amministrazione gli riconosce. Sicuramente in quel caso non andrà a incorrere in nessun pericolo, in nessun danno, non gli verrà chiesta giustificazione di nulla, la sua attività non sarà un'attività a rischio,
potrà aver sbagliato l'amministrazione, però l'amministrazione è il soggetto terzo che ha fatto a monte delle valutazioni e che ha già delibato che quell'attività non va in conflitto con le sue attività o con l'attività specifica del dipendente. È una profonda garanzia per il dipendente. A maggior ragione oggi, quando in un momento in cui ISPRA ancora non ha un proprio regolamento che disciplini con dettaglio le attività consentite e quelle vietate. E quindi ISPRA, sì, fino ad oggi si è basata solo e esclusivamente sull'attività sulla normativa generale, quindi ancora maggiore difficoltà. Nel nostro regolamento cercheremo di dettagliare il più possibile le attività consentite e quelle autorizzabili, proprio facendo riferimento alla specificità proprio nostra quale ente di ricerca. Adesso qui non vi vado ad ammorbare sulle specificità di quelle sono le attività abituali e professionali, quelle in conflitto di interessi, sì, o quelle che diciamo violano. No, infatti, scusa, non c'è una curiosità, cioè se la professionalità e l'abitualità è una condizione per non avere incarico, di fatto tutti coloro che sono specializzati in un'attività di lavoro, per esempio io faccio il geologo, sono bravo nella geotecnica, no? È chiaro che se devo avere un incarico ex istituzionale sarà nel mio campo professionale, perché se no non me lo danno, no? In automatico non potrò mai averlo, quindi, perché vedi, quello che faccio in ufficio. La risposta è quella che trovate qui al terzo rigo di questa slide. Cosa significa abitualità e professionalità? La professionalità certo è data dal fatto che tu sei un geologo, sei magari iscritto anche all'albo professionale, certo, certo. E quella è data la tua professionalità. Però ci richiede, diciamo, entriamo nel divieto e quindi nell'incompatibilità, quando abbiamo le due caratteristiche, abituale e professionale, non è disgiuntiva, è congiunta. Quindi sono tutte quelle attività che devono essere svolte con sistematicità, continuità, non occasionalità. È ovvio che se tu vai a svolgere, tu o qualsiasi collega va a svolgere un singolo atto della propria attività professionale, vagliata alla luce del conflitto di interessi, del mancato diciamo impatto sulla tua attività ordinaria, potrai essere autorizzato. Quindi le singole specifiche attività, singoli atti che non interferiscono con la tua attività di pubblico dipendente possono essere autorizzati. Non potranno essere autorizzati quando invece acquisiscono il connotato della sistematicità e continuità. Non ti potrà mai essere rilasciata un'autorizzazione a svolgere in astratto l'attività di geologo to cur. Ti potrà essere invece autorizzato lo svolgimento di una singola azione della tua professione che non ha niente a che vedere con le attività di ISPRA e con le tue specifiche attività di responsabile del Dipartimento Prevenzione del Suolo. Va bene? Questo poi la difficoltà nell'andare a trovare dei limiti che non ci facciano superare la linea dell'abitualità, della sistematicità e continuità, quello è complicato. Ci stiamo studiando, stiamo cercando dei parametri, ancorarla a dei parametri e cercheremo di pervenire anche a questo. Ma poi c'hai previsto degli esempi da portarci di qualche incarico non autorizzato e qualcuno autorizzato, perché magari capiamo anche le tipologie. Quello che vi dicevo adesso, se volete li leggiamo, avevo provato a segnarne qualcuno proprio per non appesantire più di tanto, perché volevo parlare anche di altri argomenti, non ho parlato delle singole attività, però per esempio tra le attività abituali e professionali che sono vietate proprio perché c'è una specifica disposizione di legge, abbiamo l'attività di progettazione di direzione dei lavori, abbiamo le cariche di presidente di consigli di amministrazione e così via di seguito. Abbiamo la norma ha enucleato una serie di attività che già per la loro caratteristica sono vietate. Per esempio quelle di svolgimento di essere presidente di consigli di amministrazione, far parte di società. Quello è un argomento un po' particolare. Privato, ovviamente. Società private, infatti parliamo sempre di società private, non quando è la tua amministrazione o amministrazione vigilante che ti nomina all'interno, lì siamo. Non parliamo di attività infatti istituzionali, incarichi istituzionali che tu puoi avere, qua parliamo di attività extra istituzionali in cui quindi la tua amministrazione o nel nostro caso l'amministrazione vigilante non ha diciamo riferimenti e nulla a che vedere. Per esempio attività autorizzabile è quella per esempio di amministratore di condominio, che in astratto
è vietato, però se tu fai l'attività di amministratore di condominio nel tuo condominio, quindi per lo svolgimento di attività tue che riguardano la sfera dei tuoi interessi personali, la norma te ne dà in via eccezionale la possibilità, cosa per esempio non ti autorizza a fare l'amministratore condominiale in senso lato, però nel tuo condominio ti dà la possibilità di svolgerlo. Non ti permette di fare l'imprenditore commerciale o l'imprenditore commerciale, ti permette però di fare il coltivatore diretto. Se vuoi una piccola azienda a conduzione familiare per lo svolgimento dell'attività agricola, è ammissibile in alcuni casi. Sono singole specifiche autorizzazioni che vengono previste. Senti, scusa, ma io ho visto progettazione e direzione lavori, neanche trasporiamento è possibile. Queste no. L'attività di collaudo, invece, la terza tipologia di attività, quella è prevista, ma lì c'è un riferimento normativo, è la legge stessa che vieta al pubblico dipendente di svolgere queste attività a livello professionale, libero professionale, tra virgolette. Poi, ovviamente, in questa materia, come voi ben sapete, c'è una il legislatore è andato un po' avanti nella sua evoluzione, proprio per agevolare la possibilità per i dipendenti di svolgere queste attività, ha previsto che tutti coloro che decidano di richiedere il part-time con una percentuale inferiore al 50% delle proprie energie lavorative può svolgere determinate altre attività. Però anche qui volevo sfatare una credenza. Il dipendente al 50% con una percentuale di attività lavorativa inferiore al 50% non può fare tutto ciò che ritiene opportuno. Non può svolgerlo perché? Perché di queste tre tipologie di attività, quelle con abitudine e professionalità, quelle in conflitto di interessi e quelle che interferiscono con l'attività ordinaria del dipendente, di fatto il legislatore gli abbuona, passatemi il termine, ma è tanto per capirci, soltanto la prima, cioè quella svolta con abitudine e professionalità. Nel senso, il dipendente al 50% deve sempre comunicare sia preventivamente quando va in part-time proprio per svolgere la propria seconda attività, all'amministrazione qual è l'attività che deve essere svolta, perché lo deve comunicare preventivamente, perché deve mettere in condizione l'amministrazione di fare delle valutazioni. Che genere di valutazioni? Valutazioni proprio sulle caratteristiche dell'attività che non sia mai in conflitto di interessi e che non vada mai ad interferire con la sua residua attività lavorativa nell'ambito della pubblica amministrazione. Quindi un dipendente in part-time potrà svolgere attività con abitualità e professionalità, ma mai un'attività che si svolga in conflitto di interessi e che interferisca con la propria attività residua. Quindi anche qui c'è questo ulteriore elemento di chiarezza che è bene aver presente. Poi l'ultimo elemento che volevo sottoporre alla vostra attenzione, vabbè, vi dicevo prima, gli incarichi non soggetto autorizzazione. Noi nell'articolo 53 troviamo l'elencazione delle attività che possono essere svolte tout court dal dipendente. Qui è la legge stessa che ha individuato un nucleo di attività sempre autorizzabili, sempre esercitabili da parte del dipendente, per le quali il dipendente dà soltanto una comunicazione alla propria amministrazione, e tra le quali ritengo opportuno farvi presente qui, perché nella nostra amministrazione abbiamo tantissime di queste situazioni, anche se non ricomprese nell'elencazione dell'articolo 53, quelle delle consulenze tecniche di ufficio, a mio avviso rientrano automaticamente e de plano in questa categoria. Perché vi dico questo? Perché le consulenze tecniche d'ufficio, a differenza delle consulenze tecniche di parte, sono attività svolte per esigenze di giustizia. Il giudice, l'autorità giudiziaria, nel momento in cui deve acquisire elementi tecnici di valutazione, che ovviamente non ha, deve far riferimento ad un terzo che abbia caratteristiche di affidabilità, di professionalità, di competenza, e lui può sceglierle. Il giudice è libero di sceglierle. Nei tribunali esistono gli albi dei consulenti tecnici d'ufficio, ma il fatto che ci si iscriva a quell'albo non è, diciamo, neanche un obbligo quello per il giudice, proprio per dimostrare la sua assoluta libertà nella determinazione della scelta. Ed è ovvio che spesso i giudici si avvalgono di personale, di dipendenti pubblici, perché questo
ai loro occhi è un indice anche di maggior affidabilità rispetto ad un professionista, diciamo iscritto all'albo professionale, che svolge attività professionale, che può avere altri, diciamo, interessi diversi e che in quel momento lui non conosce. Quindi, fatta questa, questa precisazione, vi dico, queste sono le uniche, quelle previste dall'articolo 53, oltre alle consulenze tecniche d'ufficio, quelle attività liberamente esercitabili dei pubblici dipendenti. L'ultima, diciamo, notazione che volevo farvi è quella che è legata a una specificità del contratto della ricerca, cioè il nostro famoso articolo 58,4 del contratto della ricerca, quella dell'attività di arricchimento professionale, le 160 ore che il contratto della ricerca consente ai ricercatori e ai tecnologi per l'arricchimento professionale, perché spesso purtroppo la legge non è chiara, quindi ciascuno di noi la legge poi in un modo rispetto alle proprie lenti. Sono andato in conflitto perché mi sono trovato e ci siamo trovati a dover discutere con i colleghi, ma perché l'arricchimento professionale deve essere autorizzato, non deve essere autorizzato, è un mio diritto, rientra, è un'attività da svolgere al di fuori dell'orario di servizio, no, va svolta all'interno dell'orario di servizio. La materia è così complessa che addirittura è dovuta arrivare anche l'ARAN, proprio perché si tratta di norma contrattuale, ad emanare un chiarimento abbastanza recente, che poi anche del 2013. Non ci dice molto, ve lo ritrovate riportato lì, però dice due parole molto semplici che dovrebbero dare il segno a tutti noi su come va letto questo articolo. Cosa ci dice? L'articolo 58,4 non sostituisce l'articolo 53, non è una norma di specie rispetto all'articolo 53, quindi non, già questo ci dice una cosa, non è una norma speciale, quindi non introduce un elemento di favore per i ricercatori e tecnologi. Semplicemente tende a regolare la fattispecie, tenendo conto della specificità dei ricercatori e tecnologi. Che significa? Belle parole. Ho cercato di darvi un ulteriore elemento, ancora più ostico, però leggiamolo in maniera un po' più semplice. Per venire alla domanda che prima la dottoressa Moroni ci faceva, esempi concreti. Ad esempio, un'attività che un pubblico dipendente assolutamente non può fare è quella attività da svolgere presso il luogo di lavoro utilizzando attrezzature e beni della propria amministrazione. Bene, la copertura dell'articolo 58,4 permette al ricercatore e tecnologo di fare una cosa del genere, cioè quella di fare attività di ricerca sua, personale, quindi non per l'istituto ovviamente, perché altrimenti non rientreremmo in questa fattispecie, utilizzando anche attività, strumentazioni e mezzi dell'istituto. E lo fa utilizzando tempo proprio, al di fuori e in un limite ben codificato, 160 ore, perché dice se lo fa fuori devono avere il legislatore, il contraente, il legislatore, in questo caso chiamiamolo così in senso lato, ha voluto introdurre un monte orario. Proprio per evitare che questa seconda attività di ricerca andasse a interferire troppo con la sua ordinaria attività di dipendente, quindi di ricercatore dell'istituto.